18:30, Ale, carichiamolo un video su Paratici. Non dovrebbe succedere niente di strano in giornata. Aspetteranno un attimo a creare il finimo. Conte via dall'Inter. E sono preoccupato? Tecnicamente dovrei godere come un riccio e prenderli per il culo e dire che è durato come un gatto sull'Aurelia. Cioè, Pancrazio sull'Aurelia è durato molto di più di Conte all'Inter. A parte che parliamo noi con Sarri e Pirlo, abbiamo fatto un anno in uno. Però non fai in tempo a caricare un video dove spieghi tutto il tuo discorso, che comunque lo lascio all'interno del video, su Paratici, che potrebbe portare il suo addio a un arrivo di, come figura incredibile di mercato, e non solo, un mister manager all'inglese Allegri, e vuoi vedere che questi ci rubano pure lui? Io non lo volevo dire, ma Pirlo, fai in fretta, fai le valigie, qua non c'è tempo, non puoi aspettare 5 minuti. Pirlo, fai le valigie, mi dispiace, ti voglio bene, portiamoci via, andiamo via. Questi ci hanno cambiato il logo, hanno preso Marotta, hanno preso Conte, fanno come noi, il mister che ti prende la squadra, che non ha esperienza europea, perché l'Inter non ce l'ha, e ti andrebbe a rifà un club dove le esigenze economiche sono limitate, dovrebbe trarre il meglio da quelli che ha. È perfetto, è tutto collegato, è perfetto anche per loro quel nome di Allegri. Ora voi ditemi, questi qua vincono lo scudetto e prendono Simone Inzaghi, mandate a quel paese. Se dovessero prendere Simone Inzaghi, io torno qua e mi scolo una bottiglia d'acqua, per un minuto bevo, così ti tracanno di fila, piuttosto muoio affogato. Non ci crede nessuno, non ci crede nessuno. Magari Dio. Ora vi beccate il resto del video, quello dove parlavo di Paratici. Puttana, sti cinesi hanno rotto i coglioni. Alt. Il video del fantacalcio dov'è? Ovviamente le notizie del calciomercato hanno la loro importanza. Appena si calmerà un pochino tutto, farò uscire tutti i video che volete. Mi trovate anche in questi giorni in live nella piattaforma Viola, dove lì ne riparleremo ancora. Abbiate pazienza, purtroppo il mercato è esploso e io non ce la faccio più. Mi serve uno psicanalista. One Football, primo link in descrizione, notizia clamorosa, scaricata da questa applicazione, PS Android, ti serve per rimanere aggiornato a 360 gradi su tutte le notizie che riguardano la tua squadra del cuore, ma non puoi farne a meno, ti serve, perché sono ore bollenti, e questo può essere il primo tassello per poi arrivare a... Ma ragazzi, qui si fa sul serio, era prevedibile una cosa del genere da mesi. Si pensava forse che la Champions League riportasse un po' di calma all'interno della Juve. Hanno prestato servizio onore alla Juventus da anni, perché in questo plurale ci inserisco l'accoppiata Marotta-Paratici, che sono stati fautori portanti di questa grande decade juventina. Ma dopo 2 anni salta anche Paratici, e il tutto adesso ha un senso. Ma è un clamoroso dietrofront della Juventus, tutto nato da 2 anni fa, l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Da lì in poi, secondo me, si è creata una spaccatura che ha tutto un senso e che ad oggi chiude un ciclo di 3 anni e si riparte senza Ronaldo, senza Paratici e forse con proprio lui. Quello che ti andò a dire dopo 7 mesi dall'acquisto del giocatore penta pallone d'oro, Cristiano Ronaldo rallenta il processo di crescita della Juventus. E se un allenatore ti dice questo e un dirigente ti compra questo, vuol dire che non c'era connessione, che non c'era forse unione di pensiero. Tante cose non sono andate come dovevano andare, dei giocatori sono stati presi per poi essere giù di l'anno successivo, troppi punti di domanda, la risposta, l'esonero di Fabio Paratici. La Juventus ne parlava di questa possibilità. Poter dare pieni poteri a un allenatore per farlo diventare in modello inglese il manager, ossia una persona che ha il 100% della decisione sull'acquisto dei giocatori. Non mi torna assolutamente il fatto che una Juventus prenda un giocatore, il suo allenatore, lo stesso anno, dica una cosa contro l'acquisto. La Juventus cosa fa in quella stagione? Vende Ronaldo dopo un anno, rendendosi conto della realtà espressa dal suo allenatore, che è una denuncia, o fa partire la testa di Allegri dopo 5 lunghe annate juventine? La risposta è banalissima. Facciamo partire Allegri perché tanto il pubblico spinge per andare via in quella direzione, senza ascoltare il nostro Max. 2 anni dopo ci siamo resi conto che forse aveva ragione qualcun altro. Fuori Parati. Mi viene da ridere, ragazzi, è clamoroso. Secondo me è quasi imminente anche l'arrivo di Allegri a questo punto, con pieni poteri sul mercato. L'acquisto di Emre Can, ceduto l'anno dopo,
con l'arrivo di un allenatore che non ha saputo anche rendere un senso ai vari acquisti, giocatori durati una stagione sola, i vari Spinazzola, Cancelo e Brescian, negli ultimi anni male, molto male. È stato un susseguirsi, secondo me, di errori, per poi arrivare a parare dove? Con Suarez. Caso ancora aperto, molto traballante, pieno di punti di domande, veli e misteri, che ti hanno fatto dare l'impressione alla Juventus, una società seria, di essere poco organizzata nel poter pensare e concepire le idee di mercato, nel preparare una squadra adeguata per il proprio allenatore. Quella fu la scintilla che secondo me ha fatto partire un incendio in casa Juventus, dove le fiamme sono andate in una direzione, adesso queste fiamme hanno fatto un cerchio immenso e chi prima fu cacciato adesso può ritornare. Sembra avere un senso, magari mi sbaglio, però sicuramente c'è da riconoscere. In primis un grande riconoscimento a Fabio per quello che ha fatto in passato, ad avercene avuti anche dei dirigenti così, perché per i primi anni in coppia con Marotta erano clamorosi. Quando Paratici ha perso Marotta è diventato sicuramente, non dico uno come gli altri, ma sicuramente ci sono state decisioni molto molto più particolari. Vogliamo di certo ricoprire di M Paratici solo adesso per poter dire finalmente ce lo siamo tolto? Dobbiamo anche ricordare in passato come hanno osservato e portato alla Juventus campioni colpi del calibro di Pirlo, Vidal, Pogba, Barzagli, persino i vari Tevez, ma ce ne sono tantissimi, operazioni che sono state tutto un combinarsi di alchimie che sono state perfette per creare un ciclo lunghissimo e quasi irripetibile in Italia. Però sicuramente in questi ultimi due anni delle cose non sono tornate a tutti gli effettivi, sono state fatte delle operazioni un po' senza senso, allenatori che si ritrovavano in rosa, squadre inallenabili, Pirlo che ha dovuto adeguarsi a chi aveva in rosa, detto un po' tra le linee, una mezza denuncetta sul fatto che lui stava provando a trarre il meglio da chi ci poteva avere, il fatto che si è preso Sarri, che alla Juventus non era mai stato ben visto sin dall'arrivo, anche se non era mai stato ben visto dall'arrivo manca Allegri, se è per questo. Troppa poca coerenza e troppo poco coraggio e decisioni sicure fatte negli ultimi anni, che sono state una quasi il susseguirsi dell'altra, che hanno portato poi ad oggi alla salute tra Juventus e Paratici, che sono stati nomi grandissimi, preso dalla Sampdoria nel 2010. Ragazzi, abbiamo fatto 10 anni con Paratici, 10 anni, 10 anni. Il giudizio, dovessi dare un voto a Paratici, sicuramente se sopra la sufficienza, per gli ultimi due anni non possono cancellare quelli fatti nei precedenti 8. Sicuramente il voto è andato a calare, drasticamente, drasticamente. Però niente, bisogna sempre ricordare cosa eravamo e cosa siamo diventati negli anni. Io lo ricordo benissimo, non faccio distinzione ormai tra il 2011 e il 2021. Ripeto, adesso tutte le carte sembrano scivolare in quella direzione. Annunciatelo a breve, per favore, ho bisogno di uno psicologo per andare a prendere delle sedute, perché dovete farlo il prima possibile. Non ci giriamo attorno, che sia in giornata, che sia domani, che sia venerdì entro settimana. Non rimaniamo con questo oblio. Comunque vada, ovviamente, qualsiasi cosa accada, saremo qui a provare a raccontarvela, provando a essere sempre qui a portarvi tutti i video necessari. Ovviamente anche io ho dei limiti, avevo e ho da portare dei video conclusivi che slitteranno ogni volta che ci sarà una notizia ufficiale decisiva da parte della Juventus. È normale, sono un sacco di cose, andremo anche in live in questi giorni, piattaforma Viola, seguitemi lì perché ne riparleremo, voglio sentire la vostra anche qui sotto nei commenti. Fuori uno, ora sta a Nedved, perché anche lui con Ronaldo non è che era contrario all'idea. Ieri vestivano la maglia bianca Nedved e Pirlo, e Allegri era in maglia blu, era l'altro team. Si stanno ammazzando uno contro l'altro. Maglia bianca ex Juve, maglia blu nuova Juve. Oddio, bella.